Ed eccoci col consueto appuntamento col tag mensile. Quando ho deciso di fare questo tag, sicuramente la prima cosa che ho pensato è stato andare a cercare domande sul futuro, perché il tema di questo mese, come ho già detto, è appunto Think Pink, Future is Pink. Poi non so perché, volevo il feed rosa, ho pensato a qualcosa di rosa che potesse centrare ed è venuto fuori questo, che però non è neanche male, perché alla fine adesso, come l'anno scorso, siamo in un momento un po' di stallo nel quale si pensa al futuro. Ma bando alle ciance, il tag di oggi l'ho trovato sul sito Chiara Beauty 01. Non c'entra granché con il futuro, però è un tag molto interessante perché si chiama 100 domande che nessuno osa fare. E appunto, dato che sono 100 domande, io partirei subito, cercherò di essere molto sintetica perché se no editare questo video mi costerà un sacco di tempo. Dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Chiuse, assolutamente ci sono i mostri negli armadi. Prendi gli shampoo e i saponi dagli hotel? Certo, fanno parte del prezzo, quindi io me li porto sempre via. Dormi dentro o fuori dalle lenzuola? Assolutamente dentro anche d'estate con 40 gradi, almeno dentro al lenzuolo, poi magari il piumone lo mettiamo via quando ci sono 40 gradi. Hai mai rubato un cartello stradale? No, assolutamente no. Ti piace usare post-it? Mi piaceva, mi piace un sacco l'idea, ma mi si staccano sempre e soprattutto piacciono tantissimo ai gatti da smangiucchiare, quindi non li uso più. Hai mai tagliato i coupon per poi non usarli? No, i coupon non fanno parte delle mie abitudini. Preferiresti essere attaccato da un orso o uno sciame di api? Da un orso, ma assolutamente, perché a me già un'ape fa paura, figurati uno sciame. Hai le lentiggini? D'estate sì, adesso no, anche perché mi sono truccata. Sorridi sempre nelle foto? No, quando voglio fare la sciantosa faccio la posa un po' così, però normalmente sì, dai, rido. Qual è il tuo più grande cruccio? Questa è una grande domanda, non lo so. Cruccio inteso come? Inteso come problema di vita o inteso come cruccio attuale, momentaneo, non lo so, non ne ho proprio idea. Cioè, il più grande cruccio forse è quello di starò facendo la cosa giusta per me in questo momento della vita. Questo è il mio cruccio. Ti è mai capitato di contare i passi mentre cammini? Assolutamente sì, soprattutto sulle grandi distanze, e lo faccio quasi sempre. Quando sono molto stanca, conto i passi, oppure quando devo fare le grandi scalinate, conto i gradini per evitare di pensare alla stanchezza. Hai mai fatto la pipì nel bosco? Sì. Hai mai fatto la cacca nel bosco? Ovviamente sì. Ti sei messo a ballare anche se non c'era la musica? Assolutamente sì, ed è formazione professionale. Mastichi le penne e matite? Mai fatto e mi ha sempre fatto molto schifo, soprattutto quando ti prestano la penna o la matita masticata. Con quante persone hai dormito questa settimana? Quanto è grande il tuo letto? È un letto matrimoniale, normalissimo, non king size, però è un letto matrimoniale normale. Qual è la canzone della settimana? Boh, Magia di Alvaro Soler, perché non so che canzone dire, quindi la canzone del momento che mi piace di più. Va bene se i ragazzi indossano il rosa? Perché no, se gli piace il rosa. Guardi ancora i cartoni animati? Domande stupide. Qual è il tuo film preferito? Questo è difficilissimo. Attualmente posso dire Caterina va in città perché l'ho rivisto pochi mesi fa e mi è piaciuto come la prima volta, quindi boh, dico quello, ma in generale ne ho tanti di film preferiti. Dove nasconderesti un tesoro se ne avessi uno? Vabbè, ma ve lo devo dire in un video, dove nasconderei un tesoro? Scusate. Cosa bevi a cena? Acqua naturale. Always. In cosa immergi chicken nuggets? Salsa barbecue. Qual è il tuo cibo preferito? Però tutte le cose col pomodoro al ragù mi fanno impazzire. Che film guarderesti più e più volte? È lo stesso discorso di prima, cioè allora ne ho tantissimi di film che vedo e rivedo e rivedo e stravedo, quindi io non so cosa rispondervi. Adesso vi dirò Pocahontas. Boh. L'ultima persona che hai baciato o che ti ha baciato? Non lo so, è passato talmente tanto tempo che non me lo ricordo. Che tristezza. Sei mai stato un boy girl scout? Assolutamente no. Poseresti mai nudo per una rivista? Assolutamente no. Qual è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? A Natale abbinata a un regalo di Natale, obviously. Sai cambiare l'olio in una macchina? Ma no. Mai ricevuto una multa per eccesso di velocità? Sì. Una volta stavo andando a Pavia da Lidanza, che è stato il corso che ho fatto per specializzarmi in danza moderna come insegnante. E ero in ritardissimo e ho superato il limite di velocità di tipo 5 km orari. Mai rimasto senza benzina? No, perché io appena va in riserva il motore impazzisco e devo fare assolutamente benzina perché ho proprio paura di questa cosa. Panino preferito? Il panino con la cotoletta. Ecco.
ecco, di quelli ne mangerei un sacco purtroppo. La cosa migliore da mangiare a colazione, qualsiasi cosa purché sia dolce e preparata con amore. Ultimamente sto riscoprendo questa cosa di farmi la colazione, quindi tipo i pancake, le crepe, insomma cose da preparare, ecco, le cose semplici poi alla fine non soddisfano. A che ora vai a dormire? Non importa, ma devo dormire 8 ore. Sei pigro? Sì e no. Sono dei gemelli, quindi metà della mia personalità è molto pigra, metà della mia personalità è molto attiva. Quando eri un bambino, da cosa ti vestivi ad Halloween? Come per ogni travestimento, se avete visto il video sui travestimenti lo sapete, ci mettevo moltissima cura e ovviamente per Halloween andavo a cercare il personaggio del momento spaventoso che mi piaceva, tipo quando mi sono vestita da Chucky, avevo appena visto la saga, quando ho visto mi sono vestita da Bellatrix, avevo appena finito, forse era appena uscito il quinto o sesto film di Harry Potter, insomma ci siamo capiti. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Non mi ricordo male, il gallo. Annata 93 dovrebbe essere il gallo. Quante lingue sai parlare? Beh, che sto a parlare l'italiano sicuramente, un po' l'inglese anche se sono decisamente arrugginita in materia e un pelino pizzichino il francese. Hai abbonamenti a riviste? No, ma infatti mia mamma mi ha sempre proibito di abbonarmi alle riviste. Meglio i Lego o i Lincoln Logs? Lego, assolutamente. Cosa sono i Lincoln Logs? Sei testardo? Purtroppo sì. Purtroppo o per fortuna, non so. Chi è meglio, Leno o Letterman? Letterman è tipo David Letterman? In quel caso sì, cioè lui. Perché l'altro non ho idea di chi sia. Hai mai guardato soap opera? Ovvio, ovvio come tutti. Hai paura dell'altezza? Ultimamente sì, credo che sia stata la pandemia a farmi venire l'ansia dell'altezza. Però credo di iniziare a soffrire di vertigini, che è una cosa che da piccola non avevo. Canti in macchina? Assolutamente sì. Però sono molto attenta quando guido, talmente attenta che non parlo, non sento, non vedo. No, non vedo, no. Non sento, non vedo, no. Comunque ci siamo capiti. Mi piace cantare, ma se sono da sola. Se già c'è gente che parla, devo concentrarmi sulla guida. Canti sotto la doccia? A volte sì, ma purtroppo una cosa che non ho e che vorrei è una cassa da doccia, perché la musica dal telefono non riesco a sentirla mentre sono in doccia, quindi non riesco neanche a cantarla. Falli in macchina solo se sono passeggero e in compagnia, con la compagnia giusta, se no no. Mai usato una pistola? No, e non ne ho desiderio sinceramente. L'ultima volta che un fotografo ti ha fatto un ritratto? Penso 2 anni fa. 2 anni fa, quando abbiamo fatto le prove di un concorso per fare una prova, il fotografo che faceva le foto book per i ragazzi mi ha fatto una foto ritratto. Pensi che i musical siano ridicoli? Ma no, poi dipende che musical, cioè se è un musical di nicchia con le canzoni tipo quelle delle Barbie, no, cioè un po' sì, però non sono ridicole assolutamente. Il Natale è stressante? No, io adoro il Natale. Mai mangiato un pierogi, ravioli polacchi? No. Che domanda è? Torta di frutta preferita? Con le pesche, perché sono il mio frutto preferito. Lavoro che volevi fare da piccolo? Ce n'è. Allora, il veterinario, la scrittrice, l'insegnante di danza, due di questi sì, il veterinario ha cambiato idea praticamente subito, la maestra d'asilo, la maestra delle elementari, la professoressa, la maestra di italiano in generale, basta. Credi ai fantasmi? Non mi sento di dire no. Hai mai avuto la sensazione di déjà vu? Un sacco di volte. Prendi vitamine giornalmente? Yes. Indossi le pantofole? Primark. Indossi un accappatoio? Non in questo momento, ma normalmente sì. Cosa indossi per andare a letto? Il pigiama. Primo concerto? Il concerto dei Dari. Non so se ve li ricordate i Dari. Carrefour, Auchan o Bennett? Auchan e Bennett non ci vado da una vita, quindi direi Carrefour, anche se è caro come la fame. Nike o Adidas? Boh, mai avuto niente né dell'uno né dell'altro, così a istinto direi Nike, ma perché mi piace di più la parola. Patatine o Fonzies? Patatine! Che schifo le Fonzies. Noccioline o semi di girasole? Da piccola impazzivo per i semi di girasole, ma credo di essermi fatta fuorviare da Amparo. Mai sentito parlare del gruppo 3DM? No. Hai mai preso lezioni di ballo? Che lavoro vuoi che faccia la tua o il tuo futuro coniuge? Un lavoro che gli piace e per cui ha lottato per raggiungerlo. Poi non mi interessa se lavora al McDonald's come cassiere o se lavora come dirigente per una grande azienda. Certo, se guadagnasse abbastanza io potrei tranquillamente fare il mio lavoro senza dover contare i soldini, ecco. Non voglio farla mantenuta, sia chiaro. Sai arricciare la lingua? Dipende come. Così sì.
Ma non so fare il fiorellino, per dire. Hai mai vinto una gara di spelling? No, ma potrei. Hai mai pianto perché eri felice? Ovvio. Sì, meglio piango sempre. Possiedi dei dischi? Possiedo dischi tipo DVD e possiedo CD. Possiedi un giradischi? No. Bruci incenso regolarmente? Lo facevo fino a poco tempo fa, adesso mi stava venendo il ghirivizio di ricominciare a farlo, anche perché mi ero comprato tutti i portaincenso, gli incensi e via dicendo, quindi credo che sia giunto il momento di utilizzarli. Mai stato innamorato? Sì, e onestamente dopo le ultime esperienze di innamoramento ho un po' paura a rifarlo. Magari ci sarà qualcuno un domani che mi farà cambiare idea. Chi vorresti vedere in concerto? Ce ne sono tantissimi, però penso che i primi in classifica, nella mia personale classifica, siano Ed Sheeran e Tiziano Ferro. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Bella domanda. Vedo quello di Francesca Michelin. Tè caldo o tè freddo? Entrambi. Se proprio devo scegliere, penso all'estate, che è la mia stagione preferita, direi tè freddo al limone. Tè o caffè? Caffè, obviously. Zucchero o snickerdoodles? Biscotti alla cannella. Zucchero. Sai nuotare bene? No, io sono quella che nuota camminando ancora sul fondo come fanno i bambini. Sai trattenere il respiro senza tappare il naso? Certo, tranne quando mi tuffo no. Sei paziente? Mi piacerebbe tanto dire di sì, ma so che, non, che sarebbe una bugia. DJ o band a un matrimonio? Una band forse è più carino, cioè se tipo hai la tua band della coppia è più carino. Cioè il mio matrimonio tanto o non avverrà o avverrà tra moltissimo tempo, quindi perché pensarci ora? Mai vinto un concorso? Da insegnante sì, da concorrente no. Avete mai fatto un intervento di chirurgia plastica? No, e non mi interessa. Quali sono le olive migliori, nere o verdi? Ho iniziato ad apprezzare le olive da pochissimo, quindi non lo so. Forse nere, perché quelle già prima le mangiavo tipo sulla pizza, nei sughi o così, invece quelle verdi proprio. Sai fare a maglia o uncinetto? Sapevo fare l'uncinetto. A maglia non mi ci sono mai impegnata troppo perché è complicato, almeno per me è complicato, quindi direi di sì, uncinetto. Stanza migliore per un camino, il soggiorno, assolutamente. Allora, mi piacerebbe dire libreria, però so che come norme sarebbe assolutamente pericolosissimo, quindi direi il salotto. Il salotto con le poltrone, carino. Vuoi sposarti? Guarda, mi piacerebbe un giorno sposarmi, peccato che la gamma di casi umani che ha preceduto questo momento mi faccia pensare che non succederà perché andrei incontro a un cattivo investimento, quindi non lo so. Sei sposato? Da quanto tempo siete sposati? Qual è stata la tua cotta alle superiori? Oh mamma, qua ci sarebbe da farci un video a parte. Alle superiori avevo una cotta stratosferica in prima e in seconda per un tizio che poi, cioè, non è che mi ha trattato male, credo mi abbia frenzonato, ma non ne sono ancora sicura del tutto. Però lì avevo proprio una cotta stratosferica per sto ragazzo. Piangi e fai capricci fino a quando non ottieni quello che vuoi? No, non sono mai stata capricciosa, però piango molto spesso. Hai figli? Vuoi bambini? Mi piacerebbe avere dei bambini, ho molta paura del dolore del parto, però so che poi sarà una cosa bella, tant'è che io ne vorrei tre di figli, ma come per il discorso del matrimonio, anche per i bambini, finché i casi umani aleggiano intorno a me, direi di no. Qual è il tuo colore preferito? Il giallo. Ti manca qualcuno in questo momento? Direi di no sarebbe una bugia. Chi? Ciao bello, non te lo dico in un video. Finito le nostre 100 domande, viva! Vi lascio qua sotto in descrizione il tag. Non ho scritto le domande perché appunto volevo che fosse un video veloce e quindi ecco, non ho scritto le domande per quello, però vi lascio appunto qua sotto il tag in modo che nel caso lo possiate fare anche voi sul blog di Chiara Beauty 01. Ditemi quali sono le risposte alle vostre domande qua sotto nei commenti se vi va, oppure commentate le mie risposte tranquillamente, ne rideremo insieme. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Spreferiti di Joe, invece ovviamente il prossimo tag, che sarà il tag specialissimo del mio compleanno che ho fatto già l'anno scorso, sarà il 6 di giugno, magari però farò qualche modifica, non lo so, adesso vediamo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!